provvedimenti in itinere, se venissero approvati, di fatto impedirebbero a persone con o quadri neurologici estremamente gravi, oppure persone con sclerosi multipla, con quadri neurologici non gravi, che però subiscono una pesante ricaduta della malattia, di accedere a questo tipo di ricoveri, appunto, ad alta specialità, che sarebbero con il nuovo provvedimento riservati solo a persone in stato di coma. O con mielolesioni o gravi traumi cranici. Giovane tipicamente una persona con SM può avere anche 30-35 anni, quindi giovane età, con una disabilità molto bassa, ha una ricaduta. Questa ricaduta può avere dei sintomi neurologici molto pesanti, in quel momento avere necessità di, appunto, di una riabilitazione ospedaliera ad alta intensità, anche con un carico assistenziale elevato per un periodo di tempo abbastanza prolungato, in questo caso non potrebbe più accedere a questo tipo di ricovero.